Intanto qui qualcosina si muove, qualcosina, ina, piccolina, piccolina. Allora, signori, dobbiamo per forza di cose parlare di calciomercato invernale, perché alla fine è il 19 di gennaio, domani inizieremo a parlare di quella che sarà la prossima partita, che non è importante di più contro il Lecce, proprio perché l'Inter questa settimana in Serie A non gioca, poiché è impegnata con la Supercoppa, una Supercoppa che ieri sera è partita con una vittoria molto rotonda del Napoli. Non ho visto la partita, ho visto però quante persone c'erano a vedere queste partite, ed è stata veramente una cosa difficile da mandare giù, una cosa che dispiace a me, che la mia squadra non è nemmeno interessata, non è nemmeno presente in questa competizione. Però se dobbiamo spostarci dall'altra parte del mondo praticamente per andare a esportare il nostro prodotto calcio, e questo è il risultato. Forse bisogna rivedere un paio di cose invece che intascarsi solo i soldi per andare a giocare nei paesi più ricchi. Bisogna anche interrogarsi se il nostro calcio è ancora qualcosa che attira nonostante i soldi. Poi però bisogna vedere anche l'interesse, che sono due concetti differenti. Questi sono ragionamenti che dovrebbero fare i piani alti. Invece gli unici ragionamenti che fanno è mettiamoci dei soldi in tasca e poi chi se ne frega, l'importante è portare la barca in porto. Peccato, veramente peccato, perché così si uccide il calcio, letteralmente. Non uso mezzi termini, giri di parole, vado dritto al punto. Così si uccide anche la passione della gente, perché sarebbero stati interessati molto di più i tifosi delle squadre interessate ad andare a vedere la partita in Italia, piuttosto che fare delle competizioni dall'altra parte del mondo soltanto per guadagnarci dei soldi e poi farci delle figuracce a livello di interesse effettivo. Tra l'altro, ho visto una pubblicità di una sponsorizzazione in cui addirittura c'era Dybala, Pulisic, Vlahovic, Osimhen, addirittura che in Coppa d'Africa Juve, Milan e Roma nemmeno sono qualificate. Insomma, vabbè, secondo me l'hanno fatta un po' con i piedi questa roba qua, però mia umile opinione, miei 2 centesimi in introduzione del video. Perché pur si muove qualcosa sul mercato della Juve? Jordan Henderson, ma quanto ne abbiamo parlato di Jordan Henderson, appunto, che voleva scappare dall'Arabia, non si torna più bene, voleva tornare in Europa, c'era la possibilità, offerto alla Juve, interessati tutti, dai che si chiude, dai che va via dall'Arabia, dai che c'è l'incastro, ufficiale alla ex. Noi eravamo qua che abbiamo detto, ma sì, a determinate condizioni si potrebbe quasi fare, il nome interessante, sicuramente un profilo qualitativo, giocatore che ha giocato in Premier, è stato titolare, giocatore tecnico, qui, là, su e giù, non viene in Italia, non viene alla Juventus e va a giocare all'Ajax. Ajax non è proprio solito, no? Andare a fare colpi di questo tipo per quell'età lì, però probabilmente cercavano un profilo d'esperienza e sono riusciti a trovare l'incastro con Jordan Henderson. Quindi togliamo un altro nome dalla nostra lista. Samardzic in questo momento mi sembra abbastanza tiepidino e quindi non lo so. Non lo so, magari c'era davvero quella volontà di bloccarlo per giugno, però ribadisco, io se devo bloccarlo adesso per giugno, delle due quest'estate ragiono su anche un altro profilo, perché a me Samardzic piace anche tanto, però poi l'anno prossimo come sarà strutturata la Juve? Ci sarà Allegri? Ci sarà un altro allenatore? Si giocherà con la difesa 3? Un centrocampo a 3? Un centrocampo a 2? Rabiot che in scadenza, cosa si fa? Si rinnova alla fine oppure no? Dopo iniziano a entrare in gioco determinate domande, che sono domande importanti quando cerchi di sistemare una squadra, di programmare una squadra. E allora un conto è adesso che abbiamo necessità, perché a centrocampo qualcosa ci manca ed è palese a tutti, sia numericamente sia qualitativamente. E poi soprattutto, signori, adesso non prendiamoci in giro, la Juventus è in una condizione di classifica molto importante, c'è la possibilità di vincere la Coppa Italia, c'è la possibilità di giocarsi fino all'ultimo questo scudetto, questa corsa scudetto con l'Inter. Io un acquisto qualitativo in una zona del campo dove abbiamo avuto purtroppo due squalifiche lo avrei fatto. E tra l'altro anche qui apro una piccola parentesi, perché l'altro giorno è tornato a parlare Nicolò Fagioli e non mi è piaciuto tanto come è stata organizzata quella sorta di, tra virgolette, imboscata, però non mi è piaciuto molto. Avrei tranquillamente sorvolato, avrei tranquillamente evitato. E a centrocampo la Juve magari non fa niente, eh? Magari la Juve a centrocampo non fa niente. Magari la Juve a centrocampo ha già fatto tutto. Potrebbe pure essere, potrebbe anche essere, perché in questo momento qua non sembrano esserci dei nomi veramente caldi. Sarei deluso, eh? Sarei deluso. L'altro giorno Giuntoli ha parlato di mercato chiuso. Io non mi fido tanto delle parole. È difficile fidarsi al 100% delle parole di un dirigente.
Magari sono parole di circostanza, parole impolitichese, che è un termine che si usa spesso per questa tipologia di situazioni, quindi non andrei a focalizzarmi lì. Però io questa sensazione ce l'ho, che il mercato possa essere chiuso, ma non del tutto. Non del tutto, ed è questa un po' la mia preoccupazione. Fare un colpo tanto per fare. Prendere un giocatore tanto per prenderne uno, non perché serve, ma perché dai, prendiamolo su. E adesso vi racconto anche un po' quella che è la mia paura. Perché se da una parte la Juventus sta programmando un'uscita, che è quella di Moise Kean in prestito oneroso, sembra l'Atletico Madrid alla fine la squadra interessata a Moise Kean, ma prima di fare questo colpo in entrata deve cedere un attaccante che sembra essere Joaquín Correa. Poi ovviamente non è Joaquín Correa, ma è Angel Correa, ma questa è un'altra storia, va bene così. E quindi la Juventus numericamente davanti va a perdere un giocatore, anche se l'esplosione di Yıldız va a giustificare, no? Questa cosa qui. E allora la mia paura qual è? Che la Juventus in questo momento possa andare a prendere un giocatore che è un giocatore che va ad incastrare un po' di ruoli, cioè specializzato in nulla, ma li può fare tutti. Un giocatore che in questo momento potrebbe liberarsi dalla sua squadra di appartenenza, un giocatore che potrebbe tornare a giocare in Serie A dopo un'avventura in MLS, un giocatore che potrebbe tornare alla Juventus dopo aver già disputato diverse stagioni proprio con i bianconeri. E sappiamo tutti, non prendiamoci in giro, abbiamo già capito tutti di chi stiamo parlando. Ed è quel Federico Bernardeschi che 2 anni fa abbiamo lasciato andare via a parametro zero direzione Toronto. Ed è sempre quel giocatore che ormai è chiacchierato da ottobre, se non settembre, e io a settembre-ottobre vi dicevo, ragazzi, io spero che sia un nome buttato lì, che non sia effettivamente un nome che la Juventus sta cercando, che non sia effettivamente un'idea della Juventus. E adesso che mancano 10 giorni alla fine del mercato, e dopo che Samardžić si è discusso, e poi pum, una bolla di sapone, Jordan Henderson si è discusso, e pum, è ufficiale di là. Il mercato in ingresso centrocampo sembra chiuso, non ci sono i soldi per fare il colpo, anche se la posizione di classifica è interessante, bisognerebbe andare a spingere, insistere un po' di più per migliorarla. Io temo che, oh, Bernardeschi, se manca Kostic, gioca a largo nel 3-5-2 a sinistra. Oh, Bernardeschi, in caso di emergenza gioca anche a destra nel 3-5-2. Oh, Bernardeschi, se proprio proprio mi gioca a mezzala destra o sinistra centrocampo, se serve per sostituire qualcuno. Oh, Bernardeschi, in emergenza può farmi anche il trequartista nel 3-5-1-1. Ah, Bernardeschi. Ah, Bernardeschi. Io ho veramente questa paura qua. La Juventus faccia questo movimento perché è un giocatore che conosce l'ambiente, è un giocatore che conosce Allegri, è un giocatore d'esperienza, è un giocatore che non costa tanto, è un giocatore che è in uscita, è un giocatore che spinge per tornare alla Juve. Io ho questa paura qua. Poi, oh, arriverà Bernardeschi? Sarò il suo primo fan, sarò contentissimo di vedergli far gol, assist, giocate. Però, se devo dirvi la verità, non è il colpo che farei, non è nemmeno l'idea che mi potrebbe venire in mente, lo considero a tutti gli effetti un colpo sbagliato, un qualcosa da evitare, ma purtroppo temo che in questa situazione qua la Juve possa ricadere all'interno di questa soluzione low cost, una soluzione, se vogliamo, amichevole, perché appunto è un giocatore che già conosce la Continassa, però poi mi sembra di tornare sempre all'interno degli stessi discorsi, no? Il Napoli esonera Garcia, chi prende a stagione in corso perché conosce l'ambiente? Ma prendiamo Mazzarri. La Roma esonera Mourinho, chi prendiamo a stagione in corso? Ma prendiamo De Rossi. La Juve ha bisogno di un giocatore a gennaio che non costa tanto, prendiamo Bernardeschi. Noi in Italia torniamo indietro piuttosto che andare in avanti, torniamo indietro. E secondo me bisogna essere anche un po' più coraggiosi. Io quindi piuttosto che prendere Bernardeschi, c'ho Nonge. Faccio giocare Nonge. Non è pronto, lo diventerà. Perché non ha senso togliere magari anche dello spazio a un giocatore del genere. C'è Nicolussi Caviglia. Allora, al massimo metto uno tra Locatelli, Nicolussi e Mezzala, se proprio proprio. Sugli esterni tra Weah, McKennie, Cambiaso, Kostic, Ealing. Cioè, se devo far giocare Bernardeschi e non far giocare Ealing, anche se Ealing mi sta giocando male, ma faccio giocare Ealing. Devo andare a prendere Bernardeschi a parametro zero. Boh, sono un po' di cose che non mi tornano, sono movimenti che però abbiamo già visto fare diverse volte a queste squadre in Italia.
quindi aspettiamo e vediamo. Prima di concludere il video, però, volevo ringraziarvi, anche se c'è un po' di rumore, purtroppo non è colpa mia. Volevo ringraziarvi perché ieri la Bobo TV Channel abbiamo fatto la prima puntata di Doppio Passo. Siete stati in tanti e quindi voglio sapere anche un po' di feedback da parte di chi ha visto la puntata, che verrà ricaricata anche sul canale YouTube appunto della Bobo TV Channel, dove ci saranno alcuni spezzoni della puntata di ieri, che è durata 2 ore, ma ci sono state veramente tante tante persone ed è una cosa molto positiva, una cosa che ci ha fatto molto piacere. Signori, aspetto le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, fatemi sapere la vostra e vi dico anche che è uscito un video sul secondo canale, se volete andarvelo a vedere lo trovate nelle schede. Ciao!